questo qua davvero dovevi prendere. Ma che bello, ti dico. Ma questo qui è la roba più piccante. Non ti ispira del... mica il fuoco. Mi ispira il fuoco, ci moriamo con sta roba. E gli semini, Giulio. Sono staccati, tanto sono secchi. Benvenuti archiviati e archiviate. In this new video, today we're gonna... We're cooking, si è mangiato mezzo prezzo, cioè, senza pensare al fatto che i latticini gli hanno un senso di sazietà non immediato. Quindi adesso lui penserà bene, non mi sta saziando, fa 10 minuti sarà lì con la pancia piena. Soprattutto non pensando che i formaggi sono ricchi di grassi saturi, quindi fanno ingrassare molto. Perciò sono importanti in una dieta, ma vanno consumati con... Ma io avevo la patatina mio, eh? Allora, diciamo subito a chi ci siamo ispirati per la realizzazione di questa ricetta. A quelli che gli è da Capodanno. Le ha fatte anche lui! Eccola qua la merda! Va bene, no, se la mette la bella qua! Prendi le chips di Paolo Nero. Dopo però. Si utilizzano, si mette dopo. E poi i bocconcioni di vitello. E poi i ceci neri. I ceci neri però non saranno lì così. Allora, con la verza involtineremo il vitello. Che ricordiamo è carne rossa, contrariamente a quanto alcuni pensino. Poi, pray. Una volta involtinato e fritto ad aria, okay. Soprattutto insieme a loro ci saranno le carne che non ho ancora tagliato, ragazzi. Aspetta, no, non ho ancora tagliato. E poi sopra faremo della cremina con i ceci neri uniti al peperoncino. Sciacquiamo, ma l'acqua è tutta marroncina. Non ce la faccio. Ah, è che ormai ho paura che l'abbia fatto male di tagliare. Non ti tagli. Vedi? Giulio, tutto merito mio. Certo. Eccoli qua, cecini, vediamoli un po'. Pochissimo, pochissimo olio proprio. No, basta. Guarda. Giulio, mi hai tenuto l'acqua, non riuscivo più a mettere la cosa. Guarda, il formaggio grattugiato anche. Non mi sei. Metto ancora un po'. Oh, se vuoi. Non mi sei. Quanto ne volete? Tutto. Buon odore, invitante, aspetta che metti dentro tutto. Vero, c'è da rovinare questa salsina. Forse un goccino d'olio ci può stare per rendere un po' più morbida. Sì. Procediamo qua con... Guarda che bella, guarda che bella. Dai, ti do i diritti, lavoro di Clemente. Ideata da? Me. Chiediamo la carne, che Clemente vuole tagliare. C'è da lavare le foglie però di verza. Friggiamo intanto quelli che abbiamo tenuto fuori. Mettiamo che qua sono tanto pulito. No! È poco, tanto no. Per il peperoncino. Ma ci guasta il peperoncino, ma non sembra. Sì. Pepe va bene, quello lì non guasta mai. Salt bar, signori, salt bar. Grazie, salt bar. Non è stato super... 10 minuti. Olio, pepe. Mettete il sale. Il peperoncino, niente sale perché mettiamo l'ariosto che già ne contiene. Giulio, quanto ne metti? Vabbè, l'ariosto è sempre buono. Pepe, cos'è questo qui? Noce moscata. No, oh, basta. Ma è l'alimento più grasso tra quelli che esistono. Sentire, ti vedo questo momento in cui tu cominci a fare questa cosa con la carne. Fanno usare. Buono, sa di olio e basta. Vabbè, mettiamo uno in mezzo e secondo me è troppo grossa la foglia. C'è già mezza foglia, è troppo. Avete dimenticato una cosa importantissima. Il casumazzo? Il casumazzo, purtroppo no perché è illegale, sarebbe bello metterlo con quello. Prima cottura. Beh, gli ho scherzato però scoccio veramente. Sì, però, cioè, le chips sono venute... Pensiamo a cosa sono le chips, dobbiamo... Io non lo assaggio questa roba qui, cioè, questa parte qua non è commestibile. No, commestibile. È bruciata. Ok, dai, la prima andata ce la mangiamo questa qua. Te la mangi tu, intanto. Vai, accendiamo. L'accendiamo? Eh? C'è 7 minuti 180 gradi. Guardate che bello l'impiattamento, tutto elegantino, cioè più o meno dopo che in mezzo ci sarà... pezzettino di carne cotta e va bene, bello. Clemente decide di mangiarsi già le chips. Non è vero, è colpa di Giulio che non me l'ha data abbastanza. Dodino della nonna da assaggiare prima qua, quindi bloccheremo un po' prima. Che bello. Qua dietro non so, cioè è tutto mediamente invitante, non capisco come possa
capisco se alla fine sarà un piatto buono, uno schifo. Ci sazierà? Alla fine c'è un quintale di ceci. Ok. Non badiamo al fatto che sembri un po' bruciato, perché secondo me la verza tende molto facilmente a prendere questo colore. 15 minuti ho fatto. E 12 ci sta. Ma anche se brucia qualche pezzo, dopo si può sempre togliere. Io la sera non mi sento sicura, mai. Ma Giulio, non c'è il formaggio. Tu sediamo i fagioli fritti ad aria. Tanta roba. Un attimo. Ci stanno. Passiamo agli involtini. Buoni. Mm-hmm. È un buon insaporimento. Mm-hmm. Anche con l'assassino è stato bene. Molto buono. Posso dire che quel gadget da capodanno è stato provato? Che si dice bravo. Bello, ti invita, ti accoglie, ti porta. Guarda. Devo mangiare un po'. Un po' sangue forse? No. Guarda. Poi notate che una volta cotti si può togliere anche lo stuzzicadenti e su. Cosa? Quelli con formaggio sono più buoni che quelli senza. Tanta roba. Allora, ricetta, aspettative da basse. Cioè bassine, perché quando abbiamo visto i primi che sembrano un po' bruciacchiati. Ma io non li mangio. Invece c'è il vitello che è tenero, un po' duro, un po' da mordere, forse ancora un pochino molle. Però la cottura andava già bene. 8 più 8 e mezzo io voglio dare. Comunque la cremina buonissima. Motivi più palazzati. Anche senza l'olio, tu hai rimesso l'olio alla fine. Anche senza olio era già abbastanza cremosa. I ceci fritti ed aria buoni. 8 e mezzo. Un po' inutile come frittura, però buoni. 8 e mezzo. E anche le chips di cose fatte senza praticamente. No, 8 più, però buono, molto buono. E poi adesso ci mangiamo un'arancia. Che l'arancia è un buon frutto.